Pagina, passiamo al volley maschile perché Perugia si arrende in gara 4 della finale scudetto. Il titolo va per la sesta volta a Civitanova. L'inviato Maurizio Colantoni. Esulta Civitanova nell'anno più difficile con i palazzetti vuoti e il virus in agguato. Esulta Civitanova, doveva difendere il titolo e lo ha fatto conquistando il sesto tricolore della propria storia. Perugia testa bassa ancora una volta contro la Lube in una stagione d'inferno. Per Civitanova dopo l'uscita dalla Champions League è la risposta dei suoi grandi campioni. A partire dal gigante cubano Robert Landi Simon. Uno scudetto così pesante e importante. Guarda, è veramente bellissimo, penso che... Abbiamo lottato tanto e siamo, secondo me, ce la siamo meritata tanto, perché in un momento della stagione abbiamo preso un Covid che non ce lo meritavamo, perché eravamo in un momento difficile. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso il Covid, siamo stati bravi tutti perché abbiamo mantenuti insieme a lottare insieme senza fare entrare a nessuno. E questo è il bello della pallavolo, no? Che abbiamo lottato insieme. Pure avendo tante difficoltà abbiamo saputo mantenere il nostro approccio in campo e alla fine abbiamo vinto, quindi questo è più bello perché veramente è fantastico vincere il campionato italiano. Esulta Civitanova, esulta un gruppo partito con Fefe De Giorgi e la Coppa Italia è rivitalizzato con lo scudetto di Gian Lorenzo Blengini, CT anche della nazionale. Festeggia Civitanova, festeggia il capitano Smani Vantorena, il suo quinto scudetto, il terzo con la Lube, la classe e la generosità di un campione che con un gran gesto cede il premio del migliore della finale al connazionale e amico Leale.